perché ricordiamoci sempre che gli assistenti di volo, sì, diamo da mangiare, da bere, per fortuna quella è la nostra quotidianità, ma non è il motivo per cui siamo a bordo di un aereo. Esatto, Non è il motivo per cui siamo a bordo esattamente. di un aereo. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Persone, il podcast che racconta la vita delle persone. Nella puntata di oggi ho intervistato Andrea, un assistente di volo che racconterà della sua vita. Dopo un'adolescenza molto difficile dovuta alla scomparsa della mamma, il bullismo ricevuto a causa del suo orientamento sessuale e l'impossibilità di realizzare il proprio sogno nell'entrare nell'aeronautica militare, Andrea è riuscito piano piano a crearsi un percorso di vita che lo ha reso quello che è oggi. Io, come al solito, oltre a ringraziarvi, vi ricordo che la maggior parte delle persone che guardano questi contenuti non è iscritta al canale. Di conseguenza, vi chiedo di cliccare il tasto iscriviti se non siete iscritti, così da supportare la community. Per voi è un semplice click, per me fa una grande differenza. Io, come al solito, non ho nulla da aggiungere, quindi persone. Buona visione. Qui con me oggi c'è Andrea, benvenuto, come stai? Bene, Tutto bene. bene? Andrea è un ragazzo che ho conosciuto in palestra da me dove faccio CrossFit, mi ha raccontato del suo lavoro che adesso andremo a spiegare e mi ha incuriosito perché credo ci siano delle dinamiche molto interessanti e quindi eccoci qui per una bella chiacchiera. E come sempre, come faccio con tutti, prima di entrare nel discorso principale, ti chiedo di presentarti. Quindi, se vuoi, parla a me, parla a loro, parla come vuoi, come ti senti più a tuo agio. Ciao, mi chiamo Andrea, sono ragazzo di 39 anni, sì, ne devo fare 39, infatti vivo sempre 40 anni, ok? Sono di Roma, sono nato e cresciuto a Roma, però poi la vita mi ha portato a vivere in tanti posti, sia in Italia che all'estero, e faccio l'assistente di volo da quasi 20 anni. E il fatto di aver voluto scegliere questa vita mi ha condizionato molto nelle scelte di dove vivere, come vivere. E ha portato le sue sfide, e quindi a seconda delle domande che mi farai, vediamo quello che Ok, esce io fuori. come ti ho detto prima e come dico spesso, se tu oggi sei un assistente di volo è perché nella tua vita ci sono state diverse scelte che poi ti hanno portato a far quello. Non so se per te c'è un inizio in cui ci hai iniziato a pensare, se sin da bambino sapevi che quello era il tuo percorso. Dimmi te da quando vuoi partire, se non so, liceo. Allora, croce e delizia di quello che è stata la mia esperienza è stato appunto il sapere molto presto che volevo avere a che fare con il volo. Io volevo comunque sì, sapevo da molto presto che volevo stare per aria, che mi piacevano gli aerei e che avrei dovuto fare qualcosa a riguardo, però appunto avendo puntato tutto su questo, io volevo entrare in aeronautica militare, volevo fare il pilota militare, anche se sono gay, e quindi comunque sì, è stata una. Perché dici c'è un Nonostante contrasto questo, tra beh sì, comunque sia, io volevo fare il pilota militare, avevo puntato tutto su questo, avevo puntato molte delle mie scelte di vita sul fatto di dover appunto studiare a scuola, essere bella a scuola, perché sapevo che sarebbe stata una. Quindi proprio dalle elementari? Cioè, da Sì, sempre sempre? subito, subito. Diciamo che poi questa passione per il volo è derivata molto da mia nonna, dalla vita che mia nonna ha avuto in quanto proprio grande viaggiatrice, grande viveur. Però in generale no, mi piacevano gli aerei, sapevo fin da subito che mi piacevano molto gli aerei militari e ho puntato tutto su quello. Peccato però poi che quando ho compiuto 18 anni e si era presentata l'occasione di fare selezione all'aeronautica militare, non passai alla visita medica. No. Non passai alla visita medica e questa cosa, perché ho dei femori troppo lunghi, neanche per una questione di occhiali o di udito che ho comunque avuto i miei problemi, ma ho i femori troppo lunghi. Non è Ma neanche un problema di quindi è altezza, una cosa perché oggettiva. sì, è una cosa oggettiva, giustissima, perché se tu nella cabina di un aereo militare hai le gambe troppo lunghe, banalmente ti devi iniettare e ti si strappano, quindi Dici cioè, anche per il tuo bene. È stata una grossa botta. E lì allora Guarda, partiamo la seconda grande ferita della mia vita, la prima purtroppo è stata la perdita di mia madre quando avevo 16 anni, quindi 2 anni dopo è successo questo, insomma è stata Quindi inizi comunque un'adolescenza, diciamo un fine adolescenza abbastanza impegnativo, sì. impegnativo e questa seconda botta come... Perché già immagino la La prima... prima è stata forte perché comunque appunto il genitore preferito era la mamma, però la malattia, il cancro colpisce, non guarda in bocca in faccia a nessuno.
E se l'è portata via quando avevo 16 anni. Poi io. Partirei, per quanto non è il tema, però probabilmente purtroppo ci sono altre persone che magari ci guardano e dicono come sei riuscito ad andare Allora, long story short, comunque sia, nonostante la mia passione per il volo, personalmente è stata molto difficile per me l'infanzia, l'adolescenza, perché comunque sono omosessuale, ho sofferto molto il fatto di essere omosessuale perché sono stato vittima di bullismo molto molto feroce, Fisico? fisico, morale, mentale, fuori dalla famiglia, dentro la famiglia, soprattutto con la mia nonna paterna, anche per quanto riguardava la famiglia. Che non è la nonna No, che dicevi no, la prima, nonna oppure invece la nonna l'altra, la nonna materna. materna Ok, fantastica, la nonna ok. paterna un po' meno. Sì, Anche vabbè. perché immagino che comunque 20 anni fa si parla Più di più, quindi. sono 40 Quindi di più. già adesso è difficile per i ragazzi di oggi, immagino 20 anni fa. Sì, che non c'erano i social, che era tutto tenuto molto sotto chiave, ma io Esattamente. poi appunto il fatto di avere questa passione per il volo, il fatto di voler intraprendere una carriera nella mia testa militare, mi ha fondamentalmente condizionato tantissimo sulla scelta della scuola superiore, perché io volevo fare l'aeronautico, il Betinero, che Ok. però per logistica geografica negli anni 90, È 2000, quello che sta a Viterbo? è quello che sta all'EUR, ma l'EUR proprio quasi a Ah, ho capito, ho 3.000. capito. Sì, 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 Io sì. sono nato e cresciuto a Montesagro, quindi era Ok. proprio impegnativo, comunque se non c'erano i mezzi per. Quindi diciamo che ho dirottato la mia scelta su un tecnico industriale con specializzazione in costruzioni aeronautiche, Ok, dici qualcosa che comunque ti vicino. che più passa il tempo più mi rendo conto che è stata una scelta, non dico pessima, però insomma. Dici che non Sì, rifaresti? no, perché poi alla fine non mi ha dato, a livello proprio accademico non mi ha dato tanto, diciamo che sì, ci stava con stessa aeronautica, ma magari sarebbe bastato un buon istituto tipo scientifico, linguistico o Ok. comunque classico, non so, che era più vicino a casa e anche magari mentalmente, socialmente era un po' diverso, perché comunque tecnici industriali. Posso immaginare i personaggi Diciamo che poi che ci in stavano. quel particolare istituto venivano proprio, non è cattiveria, sembra No, molto, sì, ma molto xenofobo, però è. veniva insomma un certo tipo di umanità, di periferia, comunque sia, che istituto maschile, Certo, diciamo non si che rimatchava bene no. con. All'elementare ho subito molto bullismo per la mia omosessualità, che era molto evidente. Ho sempre avuto questa cosa, poi ovviamente quando ho imparato attivamente come funziona la sessualità, ho capito di essere, cioè io l'ho sempre saputo, Ok. poi saperla una Non sapevi cosa, cosa significasse magari saperla una quello cosa, accettarla un'altra. Io questa cosa dell'accettazione l'ho sviluppata una volta che, grazie a Dio, ho finito le superiori, che. Ok. quindi sì, C'è l'ho stato un accettato dopo. episodio? Sì, ma non è un episodio, nel senso, poi appunto ho fatto questa scuola, alle medie diciamo che ho avuto una sorta di pausa sul bullismo. E non ti saprei dire perché. Ma come Oh, sono i iniziato le bambini. superiori, ho ricominciato proprio selvaggiamente. Poi diciamo che appunto con la morte di mia madre alla fine del secondo superiore le acque si sono calmate. Eppure Ok. lì, vabbè. Ho finito questa scuola in tempo. C'avevo sempre questo obiettivo di voler entrare in aeronautica militare, quindi comunque sia con molta fatica ho completato il percorso di studi. Fino a un certo punto perché di fatto stava iniziando a diventare molto forte questa voglia di accettare la mia sessualità, comunque di vivere la mia sessualità. Ok. Un mio caro amico che non era proprio una spada a scuola, diciamo che lui mi pare che, non lo so, non mi ricordo, onestamente, ma mi pare che è uscito tra 60 e 70 Ok, all'interno. la sfangava. La sfangava, Ok. però poi si è messo tutta l'estate a farsi in quattro con i corsi di recupero, con i corsi di Di con le lezioni prepararsi al, private, eccetera, ok. eccetera. Lui comunque si è passato la selezione aeronautica militare. Ah, quindi pure Oggi lui. sì, noi eravamo Ok. amici, avevamo questo progetto insieme. Ok. E lui comunque si è passato la selezione aeronautica militare e tutt'oggi credo che, se non sbaglio, vabbè, fino adesso portava i Tornado. Ha avuto una vita assurda, ovviamente, fino Posso adesso. Adesso mi immaginare. pare che sia sull'Eurofighter, quindi appunto mi ricordo che quando poi, alla fine del primo anno in accademia, mi raccontava delle esperienze
lì in accademia che io onestamente non credo proprio che sarei riuscito a sopportare. Io me lo ricordo molto bene, cioè avevo questa cosa del basta, sono stufo di nascondere la mia sessualità, basta, sono stufo di questa scuola, basta, sono stufo di tutto. Era il 2003 che mi sono diplomato e il 2003 è stato, io lo chiamo sempre l'anno dove sono rinato, perché fondamentalmente non andavo a fanculo tutto. E mi sono vissuto proprio a pieno la mia sessualità, la mia identità, ho fatto Ti sei serate, cioè sì, mi divertito? sono divertito, ma ho fatto serate, cioè ero un po' allo sballo, mia sorella era Allora, perché molto non eri fissata. tipo prima da serata, divertimento? Beh, diciamo che sì, c'avevo il mio gruppetto d'amici, il mio gruppo di amici storici, eccetera, però pure lì ho provato a fare outing con loro e alcuni non gliene fregava niente, alcuni mi hanno accettato e altri addirittura non mi hanno accettato, quindi per me a un certo punto ero talmente Pieno. pieno di tutto che ho fatto proprio così, ero l'unica persona sopravvissuta, è la mia migliore amica tutt'oggi, grazie, comunque con cui ho avuto pure, con la quale comunque anche con lei ho avuto un momento in cui ho detto, ho dovuto tenerla via da questo, lei ha sofferto molto per questo. Però diciamo lì proprio mi sono vissuto proprio la grave, proprio serate, lunedì, martedì, mercoledì. Dopo appunto le due grandi sofferenze, la più grande venendo mia madre, cioè comunque sia, Sì, succede un po' a posso. tutti, ma anche quella, credo anche agli etero, quel momento della vita in cui Sì, ma credo proprio esplodi. alle persone in generale, al di là della sessualità, dell'età, ci sta un momento in cui magari uno. Non ne per più. Esatto. E poi appunto io ero arrivato nel 2003, Pieno. che quando l'ho detto a mio padre era, sì, sono frocio, dai, cacciami di casa, cioè ero così. E Ah, invece ok. lui è stato inaspettatamente, con tutto che mi pare c'è tanti limiti, è stato inaspettatamente dolcissimo, perché ha detto, oh, no, a me lo sapevo. Però poi c'è una cosa, sono molto contento che tu me l'abbia detto, perché io non ti vedo cambiato, però mi sento cambiato io con te. Era un bracciato, era il 2005 E quando tu gliel'ho detto. non pensavi che lo sapesse? Cioè, Io per quanto non gli sì, lo avessi sapevo, io detto, sapevo che comunque. lui sapeva, però appunto pure questa cosa, no? Cioè io so che sai, quindi comunque sorvoliamo. Poi a un certo punto, lavorando all'estero, avendo fatto questo lavoro che tipo, facendo l'assistente di volo, che comunque è un lavoro che ti porta a contatto con. Già lì ai 23 anni Io ho inizio. iniziato Cioè, dopo, subito. per riprendere un po' il filo, arrivi a questi 23 anni in cui dici ok, adesso mi 18 diverto, anni, a 18, ok, 18 scusami, anni, 18 2002 anni, 18 mi anni. diverto, non mi frega niente di quello che Stavo pensate. andando un po' allo sbando e mia sorella era molto preoccupata di questo, me lo ricordo proprio molto, molto preoccupata. Mio padre, diciamo che, poverino, lui, gli sono morti la moglie, il padre, la madre nel giro di 3 anni, quindi mio padre c'ha avuto una brutta Posso depressione. immaginare. Non era proprio sul pezzo, quella che ci seguiva era mamma, come tante famiglie italiane, era la mamma che portava avanti tutto il Che faceva treno. la mamma? E quindi ero un po' allo sbando così. Nel 2004 io ho provato a fare l'università, sono iscritto a Lingue e Comunicazione Internazionale, ma molto, vabbè, che sono buono a fare, sono bravo con le lingue, ok, andiamo. Però insomma, ecco, poi ho Quindi provato a fai fare la l'università. fai o non, cioè ti iscrivi e poi non la Mi fai? sono iscritto, ma poi fondamentalmente continuavo a uscire la sera, ho fatto 3 esami, al quarto sono scappato urlando, mi ho iniziato a lavorare, ho fatto qualsiasi cosa. Ho commesso, customer service rappresentativo da Hertz, ho fatto call center, ho fatto di tutto, non ricordo neanche che ho fatto. Ho fatto l'animatore a Charme per 4 mesi, di tutto ho fatto. Poi Quindi però. non c'era, cioè lì non c'era più quella cosa del faccio qualcosa per andare a volare, per stare in cielo. Ero un po' perso, poi comunque sì, ero molto focalizzato. Perso su quel punto, ma ero molto focalizzato a vivermi la mia sessualità molto, cioè io ho fatto di Quindi era proprio. ok. E quindi insomma niente, poi proprio tramite appunto queste situazioni sociali nuove che si erano create con nuove amicizie, ragazzi omosessuali, ok, non sono solo al mondo, no? C'era pure molto quella, no? Beh, La questione delle immagino. prime amicizie, eccetera. E c'era un ragazzo che aveva iniziato da qualche mese a lavorare come assistente di volo a Milano. E io all'epoca mi ricordo che mandai il curriculum in Alitalia, ma non per fare assistente di volo. E
però mi ha chiamato. Allora è uscito fuori questa cosa con questo ragazzo che non era un amico mio, era un conoscente, però lo vediamo spesso. Ho detto, oh, ma guarda che ci sta questa compagnia che sta cercando, dai, manda il curriculum. Ed effettivamente mi chiamarono, fece le selezioni, ripresero ed è partito il viaggio. Ah, quindi, cioè, quasi da un giorno all'altro, cioè, un Beh, giorno più o meno. sì, proprio, cioè, comunque stavo facendo mille lavori del cavolo. Dovevo lavorare perché io poi appunto stavo sempre col pallino che dovevo andare a studiare prima o poi, perché appunto comunque ce l'avevamo la cosa in famiglia che devi Certo, laurearti, devi comunque, studiare, comunque ok. sia anch'io vengo da un contesto benestante con un certo tipo di mentalità. Però di fatto io non sapevo, cioè avendo avuto proprio la tunnel vision sull'aeronautica militare, avevo escluso qualsiasi, o comunque non Certo. considerato nient'altro. Ok. Allora comunque ho detto, vabbè, andiamo a lavorare. Ho iniziato a fare assistente di volo e sono andato a Milano, dopo aver fatto comunque già 5 mesi in Egitto. E come funziona il colloquio? Cioè, Questo è assistente di volo? esatto, cioè devi avere delle Beh, devi essere qualifiche. diplomato, devi Ok. parlare benissimo inglese e la lingua della compagnia per la quale lavori. Quindi italiano e inglese se stai in una compagnia in Italia, ovviamente tutte le altre lingue aggiuntive sono un Certo, plus. un plus ben gradito. E nel caso specifico si può dire da chi lavoravi? Ah, oddio, Se sì, lavoravo in vuoi. Eurofly, Ok. che era la compagnia charter di Alitalia all'epoca. Poi, vabbè, il mercato dell'aviazione italiano è veramente una valle di La montagna lacrime. russa. E ho iniziato in Eurofly, poi, visto che comunque sia, erano tutti contratti a tempo, io ho lavorato per 5 compagnie diverse, quindi tra le varie stagioni, non Ah. solo in Aeroflight, ma anche in altre compagnie, comunque ho fatto altri lavori, Ok, sempre quindi non era un l'aeroflight. contratto, ok, adesso ormai questo è il tuo No, 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 lavoro, inizi. contratto Ok. che 2 anni, 1 anno, 6 mesi, 2 mesi, Ok. cioè tutta così. E diciamo che, long story short, dal 2004 al 2011 ho lavorato per 6 compagnie diverse. Tra le varie stagioni ho continuato a fare altri 1.000 lavori. Ti dico solo che le mie prime ferie ad agosto, scelte, pagate, ce l'ho avute nel 2013. Ah, Dal 2004 che ho iniziato a lavorare. quindi Quindi 9 anni sì, di... è proprio una valle di lacrime. Ho fatto causa a tutti, l'ho sempre vinta. Quindi fate causa a Ah, sì? tutti, sempre, perché noi siamo molto ben tutelati in Italia, ma non lo sappiamo. Ma a Sì, è causa stato. perché non Causa, rispettavano il nel qual caso, contratto? per dirne una, nel qual caso di Eurofly, loro hanno preso, all'epoca ci stava la cosa che se tu lavoravi, sommavi 36 mensilità, se poi ti Ok. richiamavano doveva scattarti l'indeterminato. Eurofly, molto carinamente, a tutti noi, io mica sono l'unico, sono 10.000 che hanno fatto causa, Immagino. a coloro che avevano raggiunto comunque 36 mese, non li ha più chiamati, ma continuavano a chiamare nuove persone per Per addestrarli farlo a fare avviare. nuovi assistenti di volo, capito? E questo è un giochetto schifoso che ha iniziato a fare Eurofly, poi una mente illuminata con il naso pieno ha preso e fatto caso ed è stata una cascata di caos, di Un avvalanghe. In domino. tutto questo poi le varie porcate all'italiana, perché uno pensa all'Italia, Ma ma immagino se. Panorama, Air Italy, Meridiana, Air One. Una quantità di storie mondezza che non ha mai fine. Poi nel 2009 un mio carissimo amico dell'epoca mi disse, oh, guarda che ci sta Lufthansa, che ha il progetto di creare una compagnia in Italia, e hanno detto ok, creiamo questa compagnia che si chiama Lufthansa Italia. Ok. Insomma, io non avevo idea di questa cosa, sto amico mio ha detto, oh, che ci sta, manda il curriculum. Io avevo le speranze perse, già stavo pensando di fare casa Eurofly perché comunque sia una stanza Cioè, interni. nonostante l'esperienza di 9 anni, comunque c'avevi paura che non... Beh, ero proprio demoralizzato, perché poi la selezione comunque si fa assistente di volo abbastanza impegnativa, cioè sono almeno 3 giorni. Ma co come funziona? Cioè, anche a livello estetico ti giudicano, immagino. Ora non si può dire, Non però si lo vuole. fanno. Cioè. Diciamo che ci sono alcune compagnie che lo fanno più di altre. Ok, cioè se comunque l'immagine. È un lavoro d'immagine, cioè Sì, sì. vuoi non vuoi allora. Adesso, in questi ultimi 10 anni, men che mai, ma all'epoca
Era un po' si sentiva di Meridiana ci più. stavano delle condizioni per cui le ragazze che sorpassavano una certa taglia, sorpassavano un certo peso, dovevano essere licenziate. Ma proprio scritto nero su bianco? Beh, le pesavano. Sì, ma negli anni 2000 ti sto parlando. Dicono tanto negli anni 70, ma allora che ste porcate fino agli anni 2000 le facevano Ma che... anche adesso succede, no? Ma Probabilmente, un po' più adesso... velatamente. Sicuro nelle compagnie del Medio Oriente. E in Asia... Non può, Appunto. in Asia stanno ancora che le ragazze non si possono sposare, non possono rimanere incinte. In Europa e Ora in arriviamo Occidente è pure a molto molto quello, arriviamo migliorata pure a quello. questa. Vabbè, fatto sta che comunque insomma ha fatto questa selezione. Disinteressante e l'ho passata. Ho fatto le selezioni nel 2009, io ti dico solo che ho fatto in tempo a lavorare in Sicilia per tutto il 2010 perché all'epoca ho fatto, perché non chiamavano, questi non Ah, chiamavano. cioè loro hanno detto ok, quando servirà ti chiamiamo, per Mi ora hanno fai. chiamato a gennaio 2011. Io nel 2010 ho Ok. fatto in tempo a lavorare per un'altra compagnia in cui mi sono trovato benissimo in Sicilia, fantastico, in Mistral E in tutto ciò, scusami, come funziona la vita? Cioè, siccome lavori lì, devi prenderti casa lì, o col Air. fatto che Beh, sì, a viaggi trovi. seconda della base che ha la compagnia, la base in cui ti dice di lavorare la compagnia, sì, Ok. devi comunque E avere in un'agenzia con un questi 9 anni di appartamento. cambio non c'era un po' un. Ah, io ho fatto 15 traslochi nella mia vita fino adesso. Cavolo! Ho fatto 15 traslochi, ho vissuto tanti anni ovviamente a Malpensa. Poi io per risparmiare sugli affitti, eccetera, non ho mai tenuto la casa a Malpensa, anche perché volevo avere più flessibilità sulle compagnie per cui lavorare. Quindi ho vissuto vicino a Malpensa, ho vissuto vicino a Bergamo, ho vissuto a Milano, ho vissuto in Sicilia, ho vissuto a Roma. E in tutto ciò anche le relazioni Ah, come. relazioni, ciao. Io ho Non. pagato tantissimo questa scelta perché poi nel tempo ho capito che era un lavoro che mi piaceva. Quindi, vedendo intorno a me tanti miei coetanei e nonne che si erano adagiati sul fatto che avevano lo stipendiuccio, vivevano a Roma, avevano il loro circolo d'amici, ma di base io li percepivo molto scontenti della loro vita, Ok. io ho capito che dovevo fare un lavoro che perlomeno non mi disgustasse. E inseguendo questo obiettivo ho sacrificato tanto della mia vita relazionale, a livello soprattutto amicale, perché poi figura delle relazioni Immagino. ufficiali, non so, vedevano che io comunque sia stavo lì per un periodo, erano più gli altri che non avevano voglia di investire su di me di quanto non avessi io su di loro. Ok. Io ero magari più fantasioso, più... Libertino. No, più ci speravo. Quindi quello sentimentalmente. A livello amicale io ho sofferto molto perché comunque, cioè, in quell'età in cui la gente va all'università, che fa un po' le amicizie, Sì, in quelle cui che ti una persona porti si magari. forma, quindi diventa più centrata su se stessa e quindi stringe amicizie che fondamentalmente con altre persone più centrate, sono quelle amicizie che hanno un altro significato, sono magari quelle Sì, storiche, sì, 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 io sì. in quel periodo della mia vita. Ok. Comunque il mio lavoro... È uno dei lavori più solidari che esistano, perché Cavolo. tu cambi sempre le persone con cui lavori a bordo di un aereo, cioè l'equipaggio non è mai lo stesso, quindi Ah, ma pensa. è molto estraniante come lavoro, soprattutto quando io poi a 18 anni andavo in Euroflyer, era una compagnia charter che quindi volava per le destinazioni de più belle del mondo, le Maldive, Mauritius, Centro America, Sri Lanka, e quindi ti pagano molto bene. Io quindi a 19 anni, capirai. Andavo in questi posti, ero sempre abbronzato, tiravo più di 2000 euro al mese, più di 2500 euro al mese, negli anni 2005, insomma, ti estranea molto Eh la realtà. beh, certo. E negli anni ho capito che ho pagato molto queste scelte. Poi, vabbè, insomma, long story short, cerco di... Nel 2011 mi chiamano in Lufthansa Italia, era proprio il momento in cui... Stavo facendo causa Eurofly che poi ho vinto, quindi era proprio il salto nel vuoto. Ok, vado in Lufthansa Italia oppure torno da indeterminato in Eurofly, ho mandato a quel paese Eurofly, sono andato in Lufthansa Italia. Si È stata la è scelta. rivelata, è stata fortuna, si è rivelata una Ok. scelta molto molto azzeccata, e, però fino a un certo punto, perché poi a maggio arrivò quello che oggi è il nostro CEO, all'epoca era con il capo della sezione passeggeri del gruppo Ok. Lufthansa, ha detto: ragazzi, purtroppo il progetto Lufthansa Italia non sta funzionando, a fine ottobre chiudiamo tutto. Quindi, no, che miseria, quindi volevamo Da capo a morire. 12. Però i tedeschi hanno fatto i tedeschi e Ok. hanno detto:
Non è stata una decisione automatica, cioè, comunque sì, abbiamo messo in mezzo il sindacato, eccetera, non è Certo. abbiamo dovuto comunque un po', non dico combattere, ma oh, Dire la la gente si è vostra. licenziata, la gente per stare qua ha preso scelte importanti di vita, così che vogliamo fare? Alla fine comunque hanno fatto i tedeschi, hanno detto ok, se voi volete, vi assumiamo in Lufthansa Classic base Monaco di Baviera, a condizione Ok. che entro un anno impariate il tedesco livello B2. Io avevo 27 anni e ti assicuro che imparare il tedesco a 27 anni, Voglio imparare il tedesco, poi a 27 anni. E poi che dobbiamo fare? vabbè, Balliamo. ok, io poi vabbè, all'epoca ero talmente esaurito con l'Italia, soprattutto lavorativamente parlando, che ero proprio pronto a strappare il passaporto, ho detto sì, Ok. basta, mi ha rotto il cavolo tutto, vado a vivere a Monaco nel 2012. Nel 2012 dovevamo sia lavorare che imparare il tedesco. Io dopo 8 mesi ho fatto il mio esame di B2 di tedesco, l'ho passato e dal 2012 sono in Lufthansa e fino al 2016 ho vissuto a Monaco, ma poi nel 2016 ho avuto la fortuna di vendere casa dove viveva mio padre qui sulla Ok. Cassia. E grazie a questa vendita mi sono potuto comprare casa, a Monaco costavano troppo, quindi me la sono comprata a Roma e ho iniziato a vivere come pendolare. Cioè la mia base è rimasta in Germania, il Mi lavoro. incuriosisce pendolare su uno che vive sugli aerei. Come funziona? Cioè, tu la mattina ti svegli. Domani, devo andare a New York E bravo, domani. prendiamo esatto l'esempio di domani e hai detto vai a New York, Io poco prima che ok? arrivassi mi sono comprato il biglietto per andare e tornare da Mona, da ora lavoro da giugno ho iniziato a lavorare a Francoforte, a Piano Base, vabbè, è la Ok. stessa cosa. E, ho preso il biglietto dai per Francoforte dal 12 al 14, basandomi sugli orari di decollo e arrivo del volo in cui Quindi dovrò sei tu che lavorare. decidi quando, cioè, sai che entro un certo orario Entro devi le star lì. 15:20 io devo stare lì. Ok. Prendo il volo, che è un volo stand-by. Cioè? Se io prendo e sono in un volo stand-by vuol dire che se c'è posto in aereo salgo, se no no. Ok. Quindi diciamo che è anche un rischio, quindi tendenzialmente mi prendo sempre, se ci sta, se io domani a presentazione 15:20 e c'è il volo che atterra, che ne so, alle 14:20, io non è che prendo quel volo, io prendo il volo prima, perché Ok. Ok, così dici se se ho succede problemi, qualcosa. Ok. e poi idem per il ritorno. Quindi ti svegli, arrivi a Arrivo a Francoforte. Francoforte, se mi va bene mi devo fare 2 o 3 ore di attesa fino all'ora di briefing per il Ok. volo di lavoro. Vado a domani New York, c'è una sosta di 24 ore che mi vado a New York. Ma questa cosa del briefing come funziona? Cioè ti incontri con il resto della crew? Entri nella sala briefing prevista per quel volo, ti presenti con i due capocabina lungo raggio e gli altri Che colleghi, come detto ogni volta sono nuovi. che ogni volta sono diversi, O comunque alla lunga in qualche modo qualcuno lo sì, ti puoi rincontrare con conosci. qualcuno, per carità, succede a Monaco, soprattutto succedeva spesso perché a Monaco eravamo soltanto 6.000, a Francoforte sono 22, Madonna. quindi sì, ora può succedere e ti fai, Statisticamente può capitare che ma io ci magari. sono colleghi che comunque ho volato 5 volte di seguito e un collega che comunque ha volato nel 2012 non ho più sbagliato. E durante il briefing si parla del volo, si affrontano tematiche specifiche concernenti il volo, tipo New York, il volo per il Nord America, la rotta sarà così così, ci sarà turbolenza in questa fase dove faremo questo servizio, e Ok. quindi tenete a mente, si ripassano alcune procedure di emergenza, si ripassano alcune procedure di primo soccorso. E poi dopo un po' arrivano i piloti ci dicono ragazzi per me è importante questo, questo e questo, la rotta sarà così, a New York, che ne so, avremo questa posizione di parcheggio, se succede qualcosa però andremo in questa, cioè comunque si affronta tutta una serie di tematiche del genere, perché ricordiamoci sempre che gli assistenti di volo sì, diamo da mangiare e da bere, per fortuna quella è la nostra quotidianità, ma non è il motivo per cui siamo a bordo di un aereo, Esatto, non è il motivo per cui siamo a esattamente. bordo di un aereo, il motivo per cui siamo a bordo di un aereo è soprattutto per salvarti la vita perché ti sei sentito male. Perché anche lì l'emergenza dell'aereo che si spacca, si rompe, a me mi sarà successa 3 volte qualcosa concernente l'aereo,
Ogni volta succede qualcosa con un passeggero che si sente Vai, male. entriamo nelle dinamiche Vai. allora. Quindi noi ci sediamo, noi clienti ci Ah, sediamo. ovviamente la parola siamo pure noi, il guest. Per noi non succede Ospite quasi, addirittura, noi siamo ospite, ospiti. ok. Ci sediamo, per noi non è altro che sedersi, vedere voi che fate il Cose. teatrino, per noi almeno, parlo per me, che poi nessuno vi Nessuno fila. ci fila. Come vi fa sentire? Che dici, vabbè, lo devo fare. Alcuni colleghi ci si arrabbiano, a me non mi interessa perché poi io ti sto dicendo come pagare l'aereo se succede Dimmi i qualcosa e problemi qualcosa tuoi. potrebbe succedere, se poi non lo sai. Sono problemi tuoi, io l'ho detto. Mi raccomando, se un aereo viene evacuato, non è che uno deve lasciare il bagaglio a mano a bordo per il gusto di vederselo bruciare, è che se tu prendi e perdi tempo nell'evacuazione per prendere il bagaglio, la gente dietro di te muore perché viene bruciata. E ora, sappiatelo, verrete condannati in galera perché se voi perdete tempo e se vi ritrovano dopo un'evacuazione con il vostro problema, sicuro avete fatto perdere tempo per l'evacuazione e sicuro andate in galera. È una cosa che sta al vaglio, perché poi le evacuazioni succedono, contrariamente, ma succedono. Esatto, mi vuoi raccontare A me, grazie a situazioni. Dio, ancora non è successo, speriamo che non succeda Ok. mai, però succedono situazioni in cui appunto bisogna. Cioè, io una volta sono atterrato con l'aereo che non aveva D'emergenza. flap, quindi c'è il rischio che si buchino le ruote, che prendano fuoco, che quindi devi evacuare l'aereo perché le ruote hanno preso fuoco. Una volta non avevamo certezza che la nose gear, il carrello anteriore, si fosse steso e quindi abbiamo dovuto fare la preparazione cabina. Che Che sarebbe? sarebbe preparazione cabina Ah, per un cioè eventuale sappiate crash che landing. potrebbe. Tu Ok. immagina che bello dire alla mamma con il neonato, signore, il suo bambino lo deve mettere a terra contro la paratia, perché effettivamente è il modo È più il modo più sicuro sicuro. per lui, per sopravvivere, perché in Certo. braccio inizialmente, Potrebbe scapparti. immagina, una volta mi si è spento un motore in volo, succede. Allora, due domande. La prima è se ci sono aneddoti magari su passeggeri che hanno fatto cose. Libri, enciclopedie. Vai, là, se me ne vuoi Ah, io poi me ne sono sparare pure mezzo un scordate, tanto paio, non da. so, immagino che ce ne sia uno che è quello che dice il primo che ti viene in mente. Signora, signore, ma dov'è il bagno per i turisti? E io, in che senso? Eh sì, perché là ci sta scritto lavoratori, lavatori. No. Una. Questa succede spessissimo poi. Vabbè, dai, lì uno dice problemi di lingua. La vecchietta che sta a bordo. Mi raccomando, dica al comandante di volare basso e piano. Bene signora, però se succede poi l'Appennino è nostro, cioè. Ah sì? Eh sì, allora alto e veloce. Ok signora, ve lo dico. Oppure un'altra meravigliosa. Vabbè, quelli che trombano in Ma quanto è bagno. comune questa roba? Ma scusa, cioè. Se li becchiamo, No, lo so, allora, è un fetish che ovviamente. penso Sì. condividano molte Il persone. mai, com'era, il High Mile Club. Esatto, però cavolo, cioè. Senza A pudore. me fanno schifo infinito perché poi sono cessi pubblici, stretti, quindi Esatto. lo fanno. Cioè, dov'è il piacere? Io non ho avuto ancora l'occasione, non so se mai ce l'avrò nella vita, però non è una cosa che dico. C'ho il No, pallino vabbè, io di. poi sono molto spisiltoso, quindi a me fa proprio E li senso. puoi È una cosa, denunciare? disinfettate i poggia, i I braccioli. braccioli. Sono la parte più schifosa del sedile. Infatti Non vengono mai puliti, disinfettare i braccioli. Perché pure lì il tavolino volevo. pure lo fanno, Ok. ma i braccioli. E tornando no, su quel discorso c'è, per avvisare magari di sporcaccioni a casa, puoi essere denunciato? Certo. Quindi Atto essere. scena e luogo pubblico. Quindi eviterei, è scomodo, Fa fa schifo. schifo, rischi di essere denunciato, direi, Ma che tanto. parla che fa schifo per gli altri che vengono dopo te, fa No, no, schifo per proprio per te te e che l'hai fatto, altri, cioè nel senso, te pigli cose, sì, no, cioè, sono sì. d'accordissimo.
Per andare verso la fine, se c'è un consiglio che potresti dare alle persone che hanno paura. Volare. C'è un modo per superare la paura dell'aereo? Una cosa che ho visto negli anni è che la paura di volare è strettamente legata al non mania, però al senso di controllo che vogliamo avere sugli eventi. E infatti, più si va avanti con l'età, più si tende ad avere paura di volare. Perché con l'età uno tende a voler avere più controllo sulle cose, banalmente ha più cose da perdere. Visto che di fatto l'aereo è sommergibile, pressurizzato, chiuso, sigillato, comunque sia, già di per sé chi ha delle tendenze claustrofobiche già quello fa. Aggiungici pure che tu non hai controllo su nulla, perché non è che puoi prendere come nave, uscire, non lo puoi fare. È comprensibile che si creino questi tipi di paure. La paura del volo, io che cerco sempre di. Cioè, è una paura che si può superare. Fanno proprio dei corsi, molte compagnie fanno dei Ah sì? corsi, sì, fanno dei corsi in cui mi è anche capitato, è fantastico. Tu vedi E questi cosa fanno gruppetti di fare? persone, così, tipo chihuahua così, che però sono accompagnati o da assistenti di volo o da piloti, fuori servizio ovviamente, questi gruppetti, dove prendono, girano l'aereo, vanno, ovviamente non in cabina di pilotaggio, però durante il volo vengono, guardano, ti chiedono. Ah sì? Chiedono informazioni, cose, proprio perché di fatto quando poi le cose vengono spiegate e capite, vengono meglio controllate, quindi Certo, dici gestite. sai ogni cosa, perché quel rumore viene Cos'è questo fatto. rumore? Lo spiegano, I rumori capito? credo siano la cosa È che quella la cosa, spaventa di sì, più. ma pure anche i vuoti d'aria. Uno quando dice vuoto, ah, il vuoto dell'inferno. No, l'aria è un fluido. Che non è visibile a Fisica. occhio, non è un fluido. Un aereo è come, parafrasando, un sommergibile Sì, è un sott'acqua. Non pesce. è che l'aereo va Sì. nel vuoto cosmico, è semplicemente che purtroppo, come succede in mare, se tu stai in una. L'aria fredda scende, l'aria salda, l'aria calda sale. Se tu stai in mezzo a questa situazione, va da sé che è come stare in mezzo a due onde e fai così. Già questa spiegazione può Cerco di farla. essere utile a Cerco di farla chi? appunto, di Sì, farla, di renderla semplice. visibilmente così, anche Sì. solo per superare una cosa, un vuoto di 2000 metri, ho capito, ma volare a 15 km, cioè, non è che vogliamo rasoterra tipo Top Gun, insomma, sì, è brutto, perché è brutto, è una brutta sensazione, è innegabile. Io ho avuto situazioni in cui sono state turbulenze molto molto brutte. Io quello che però posso dire in qualità anche di perito aeronautico, perché alla fine sono Ah perito sì? aeronautico, sì. Io l'unica cosa che mi ha dato scuola è stato che ho vinto il brevetto per diventare pilota ultraleggero. Quindi sono pure pilotino. Sì, vabbè, gli ultraleggeri sono le biciclette No, del certo, cielo. però comunque. Però anche da perito aeronautico vi posso garantire che un aereo in una scala da 1 a 10 sopporta 12. L'aereo sopporta tendenzialmente 12, È molto ok? più sicuro Tendenzialmente. di. La sto facendo molto Sì, così, sì, sì, ovviamente. sì, sì, sì. La forza maggiore registrata in natura non ha manco raggiunto il 6. Quindi un aereo ci può andare dentro a un tornado, è la gente dentro che non lo sopporta. È per quello che È dicono. tutto psicologico proprio perché dicevi che non sapendo c'hai quella paura. Quindi nel senso quando dicono per condizioni meteo non facciamo decollare, non facciamo atterrare, è certo. Non perché l'aereo non ce la faccia. Problemi potrebbero esserci un pochino di problemi magari con l'atterraggio, ma l'aereo, la È più macchina per ce la fa. farti godere un È minimo che il se poi viaggio, però fai ok. così, con la gente che vola dentro la cabina, è quello il problema. A me è successo quella che chiamano turbolenza d'aria chiara. Il radar dell'aereo lo vede, ma la turbolenza d'aria chiara è proprio il cielo sereno e correnti proprio ascensionali di aria molto fredda Certo, è la che natura. sono invivibili, la natura è così. E l'aereo effettivamente, io mi ricordo, ha fatto proprio, è andato giù, durante, è per questo il motivo per cui dicono che le cinture vanno sempre tenute allacciate, perché poi È un è attimo. un attimo, sì, i carrelli sono volati, hanno fatto un disastro, gente che è volata nella cabina, siamo dovuti atterrare perché la collega si è rotta la clavicola, io mi ero spaccato un ginocchio, un passeggero si è rotto un braccio, sì, cioè, l'aereo stava Sì, benissimo, l'aereo dici. sereno.
Dici Così. per chi lo ha di riferimento. Gente, colleghi, Ok. noi perché dobbiamo lavorare, ma molti passeggeri perché non si mettono la cintura. E quindi volano via, diventano Quindi mettete proprio. la cintura, Mettete la mettiamo la cintura, cintura. anche perché ci si fa male. Io per fortuna mi sono dato una bottare la ginocchia, la collega gli è Certo, uscita la dici che spalla. non è piacevole. Non è bello, anche perché poi dobbiamo tutti noi curarli, gestirli, perché ricordiamoci sempre che il motivo per Voi cui anche il primo soccorso sapete fare, è quindi. il primo motivo per cui sono nato in assistente di volo. Ok. La prima assistente di volo era un'infermiera, anche Ok. se storicamente gli assistenti di volo erano uomini sui dirigibili tedeschi. Ah sì? Durante la guerra? Prima, sui Ah. dirigibili comunque si erano inizio Novecento, ed erano tutti maître. E, oddio, come si chiamano? Vabbè, insomma, personale di servizio degli alberghi di lusso. Poi, visto che la gente volando negli anni 30, 20, dove già si volava, si sentiva male in aereo, hanno chiamato gli infermieri. Donne, perché le infermiere erano storicamente donne. Certo. Ed è per questo, ma la prima assistente di volo era un'infermiera. E il motivo principale, o comunque sia quotidiano, è quello. Poi, ovviamente, con lo storico degli incidenti aerei dagli anni 20 a oggi, sono dei mezzi particolari che appunto possono precipitare, quindi tu devi assistere nell'emergenza, che sia un fuoco, che sia Sì, devi. un'evacuazione, che sia un ammaraggio. Perché dobbiamo passare alla prova di nuoto? Perché negli ammaraggi comunque vedi l'incidente dell'Hudson del gennaio 2008. Si sopravvive, quindi comunque sia tu devi essere capace a prendere una persona, non ti dico tipo bagnino, ma Qua, eh beh, sì, in qua. un certo modo, metterla sul rafto, sullo scivolo, rianimarla, sì. Devi saper Ok, nuotare per questo. ok. E per andare verso la fine, L'hai detto una domanda. quattro volte, ma Sì, lo so, c'hai ragione, perché dovresti mi sarei qui proprio saperlo. Ah, io non all'infinito. c'ho niente da fare. C'è una domanda che faccio a tutti gli intervistati, quindi questa è la domanda Che belva si finale. sente. No, no, la mia è una domanda più profonda. Potenzialmente lì dietro non so quante persone ci stanno guardando, e la tua vita credo che abbia insegnato un qualcosa. Quindi se c'è un messaggio o una morale che tu vuoi condividere con le persone che ci stanno guardando. Un'ora di vita, allora, Se no te ne faccio un'altra, se non ti No, piace. nel senso che to cioè, nel senso non mi sento così esperto di vita o No, ma è tua, arrivato. non è una cosa che imponi agli altri, è proprio una cosa che viene da te. Cioè, che può essere il classico fai ciò che ti piace, come non lo so, non deve essere tua, un qualcosa di Fai ciò tuo. che ti piace, cioè, l'avrei fatto, ciò che mi piaceva, però poi la vita mi ha dato un po' un'altra direzione, quindi sì, ok, provaci a fare quello che ti piace. Non è la questione di tenersi un piano B, però magari ecco, non, anche inconsciamente non chiudersi ad altre possibilità, ad altre variabili. Io per esempio comunque sia, non ho, sono tanti anni che lo dico e poi chissà se veramente lo farò, però non ho abbandonato l'idea di laurearmi. Va da sé che comunque dopo tanti anni permane il dubbio su cosa specializzarmi. Io la sto valutando da parecchio tempo di considerare qualcosa nell'ambito della psicologia, soprattutto la psicologia del lavoro, perché potrei integrarla a una disciplina per cui sono diventato formatore nel mio lavoro. Io sono diventato formatore di CRM, Crew Resource Management, Ah, quindi devo risolvere i gestione problemi. delle risorse d'equipaggio. Ah, ok, Ed risolvere. è una disciplina che studia, che è nata negli anni 80, Ok. che studia il fattore umano Le in ambito aeronautico. dinamiche. Banalmente, tutto ciò che può condurre all'errore umano, alla violazione, che poi sono i motivi per cui si generano determinati incidenti. Certo, perché è tutta una catena di conseguenze che poi Una causano. catena decisionale, Ma però. dici per fattori psicologici? Per fattori psicologici, fisiologici, di fatica, cioè è molto molto Perché interessante questa influenza disciplina. molto anche la Certo, psicologia. il tema della fatica nel nostro campo è una cosa che sta avendo molta rilevanza, perché per esempio i limiti fisiologici di
ore di lavoro, ore di volo e ore di riposo post volo, Certo. al momento è oggetto di estrema discussione nel nostro campo perché molte compagnie si stanno basando sui minimi Ok. fisiologici. Banalmente, il volo è durato 8 ore, devi avere 16 ore di riposo. E molte compagnie stanno ragionando così, molte compagnie purtroppo asiatiche del sud-est asiatico e del Medio Oriente. E non Rischi di puoi andare ragionare in così perché, burnout. cioè, tu dopo che noi ci abbiamo poi, veniamo pagati on block e off block, vuol dire, presente i cosi che tolgono dalle Sì. ruote? Quando si staccano ci scatta il Proprio tachimetro. così. Quando lo riattaccano si finisce. Quindi non è solo psicologico, l'interazione tra le persone quando lavorano, tu comunque quando sei in aereo è un ambiente molto gerarchico, anche tra colleghi che fanno lo stesso lavoro. La collega che è stata assunta nel 84, la collega che è stata assunta L'altro mo, ieri. domani, Certo, un po' cioè comunque di... quindi l'interazione anche tra le persone, capire che siamo un team building, dobbiamo raggiungere l'obiettivo, qual è? Che l'aereo atterra tranquillo, i passeggeri contenti, ma non è proprio automatico. Quindi si creano anche tra di voi Madonna, delle... per dirti, in Italia perché soffrivo? Perché l'aereo doveva essere un team building così, ma quando tu c'hai l'equipaggio che è fatto dagli anziani con l'indeterminato e da quelli precari, capisci bene che se tu Beh, sì. vai sul cavolo al comandante o al responsabile, alla collega anziana di turno e non ti richiamano più, cioè, io ho visto delle porcate a bordo in Italia che io e tutti i miei colleghi che hanno lavorato da precari in Italia. Sì, cioè, nel senso, queste dinamiche sono comprensibili in un lavoro d'ufficio, in un lavoro normale, però in un Ok. lavoro No, tipo i certo. medici, tipo in Sì, aereo, sì, 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 tipo sì, sì. i pompieri, tipo, no, non può funzionare Dove c'è così. assistenza. Non si può funzionare così. Allora, auguriamo a noi stessi di migliorarci, a noi tutti esseri umani. La parola, io lo sento peggio, qua vogliamo sempre di più la Meloni. A Quelli sono fattori che tutti i fan purtroppo... di Giorgia. Salutiamo, grazie ancora per questa chiacchiera Grazie di questa e interview. buon viaggio. Speriamo bene.